è pronta per il weekend anche la nostra zia Crizzi. Cosa fai questo weekend? Torni in Romagna? Sì, torno a casa. Torni a casa, c'è un po' di cose da fare? C'ho un'agenda fittissima. Un'agenda fittissima, fittissimissima. Allora, zia Crizzi, senti, come sempre la scelta, oggi facciamo un antipasto, eh? Sì. Un antipasto. E che cosa, qual è la scelta tra le due ricette? Allora, ho un soufflé ai formaggi. Un soufflé ai formaggi. Oppure un crème brûlée allo stracchino. Un crème brûlée? Ma il crème brûlée non è un dolce? Io lo propongo in una versione salata con... Adesso vediamo cosa decidono. Adesso vediamo cosa decidono, se no dopo diamo troppi indizi. Pronto? Chi c'è al telefono con noi? Buongiorno Antonella, sono Altea. Altea, da dove ci chiami Altea? Dalla provincia di Cremona, Fossa Caprara. Fossa Caprara, bello, mi piace che voi mi diciate i paesi da cui venite, perché noi diciamo sempre questa è la provincia, il bosco, eccetera, e quindi ci piace che la provincia italiana entri appunto nelle nostre case, nelle case di tutti, e che conosciamo anche i piccoli borghi. Allora, hai sentito soufflé di formaggi o crème brûlée con lo stracchino? Crème brûlée con lo stracchino, scelto. Sai che anch'io avrei scelto Altea questa, perché mi intriga, sì. Che cosa strana questa crème brûlée con lo stracchino. Allora, buona visione, buona ricetta a tutti e cominciamo. Grazie. Grazie Altea, grazie. Allora, mettiamo via il resto, ci penserà poi Alfio. E invece che cosa servono? Fichi? Allora, il crème brûlée, abbiamo il composto del crème brûlée composto da latte, panna e un po' di gelatina, latte, panna, gelatina, lo stracchino e qua giù c'ho le braccia corte, sono le braccia piccolo, corte, d'altronde, certo, lo stracchino. E è un composto che va cotto in forno a bassa temperatura, quindi una temperatura bassa, ed è, diventa cremoso, è salato, quindi posso usare lo stracchino, la casatella, lo squacquerone, quello che volete. E certo, come accompagnamento fichi caramellati con il vino passito. Dai, cominciamo, non ne posso più di fare sta ricetta. Allora, mettiamo a scaldare, sì, il latte e la panna. Ok. E in questo caso è importante non portare ad ebollizione, scaldarlo per dargli la possibilità poi di far sciogliere. 300 grammi di latte e 150 di panna fresca. Mi ero dimenticato un piccolo particolare, la quantità. La quantità, giustamente. La dico io, ce l'ho scritta e la leggo, poi tanto la vedete, passa al rullo, e capito, quindi e è così. Qui abbiamo 5 grammi di gelatina in fogli che va messa a mollo in acqua fredda. Se si utilizza subito, posso usare anche una grande quantità. Adesso io, guarda, la vado a prendere. Intanto io vedo se ha scritto brava bene. Perché crème brûlée con stracchino, scusami, stracchino, ma secondo me scusa, spostati Alfio, stracchino non si scrive con due c, stracchino, senti, stracchino è uno stracco. No, Anto, era poco, perché era poco, perché stracchino è tanto. Ha problemi con le doppie. No, e poi siamo nati per soffriggere, quello è il motto del giorno? È una vita che soffrigo io. È una vita che soffriggi, sei sulla graticola, sì, sulla graticola. Cosa fai questo weekend, Alfio? Eh? Cosa fai questo weekend? Sto un po' con la mamma. Allora, neanch'io ci credo. Allora, ho messo un pochettino di sale e di pepe e andiamo a mettere anche il nostro stracchino, così col calore tende ad ammorbidirsi e a sciogliersi. Allora, questa crema è stata fatta con 300 grammi di latte, 150 di panna fresca e 200 di stracchino, che è un formaggio che c'è dappertutto. Importante non portarlo ad ebollizione. No, non va bollito. Abbiamo va solo acceso, perché sì, noi qui a volte dobbiamo sempre... No, quello lì è quello davanti. Ecco, guarda, alziamo un po'. Ok, esatto, bene. Va bene, andiamo. Intanto che quello si scalda, lo controllo io, è che non prende, non so perché non prende. Allora, guarda, facciamo una cosa molto semplice. Cambiamo posto. Chi ce lo fa fare? Chi ce lo fa fare a stare a litigare con i fuochi? Vai, vai, ecco qua. Useremo questo stampo dove andiamo a mettere il nostro composto. Possiamo usare stampini piccoli, grandi, insomma, l'importante è che sia un recipiente dove noi poi portiamo in tavola. Questa qui è una cosa che si può preparare prima, perché in tutte le mie ricette cerco sempre di andare a
fare una ricetta che però poi la gente si può organizzare, che non certo. deve stare tutto il giorno. La cosa che mi intriga però è la crème brûlée. Brava. Perché non la crème brûlée? Allora, la crème brûlée classica è, guarda, accendiamo intanto perché così andiamo avanti. Allora, la crème brûlée classica, quella che conosciamo, è il dolce. Certo. Latte, panna, tuorli, zucchero, cotta al forno e poi sopra caramellata. Con la fiamma ossidrica, sì. dico io. Bellissimo quello, no? Perché ci fa esatto. sentire. Però, in questo caso, io ho pensato a una versione salata. Quella dolce è buonissima, anche quella. È uno dei miei dolci semplici, perché a me piacciono pochi ingredienti buoni che abbiano il loro gusto. E ho pensato a una versione dove poi ho preso spunto anche da altre ricette con i colleghi, perché poi è un continuo fare e rifare. Ma è quello che facciamo noi tutti i giorni. Come si fa? Allora, la crème brûlée tu stai facendo? No, allora, questo qui ci servirà per i fichi. Per i fichi. Questo okay. qui è del vino passito okay. con un po' di zucchero. Un po' di zucchero. E un pochettino di pepe che faccio ridurre, cioè okay. deve bollire e zucchero, diminuire. Vino passito e pepe. E un po' okay. di pepe. E lo riduciamo. E riduce. Okay. Poi dopo la riprenderemo. Qui invece il crème brûlée salato abbiamo latte, panna, stracchino, un pizzico di sale e pepe. Invece in quello dolce c'è sempre latte, panna, tuorli d'uovo e zucchero. Esatto, quindi non c'è lo stracchino. Sì, ecco. Qui abbiamo fatto la versione salata, alla fine Perfetto. Diventa un prodotto cremoso. Ok. E è quasi, guarda, è quasi caldo, ci serve sì, proprio sì. per far sciogliere appena il formaggio. Appena caldo, abbiamo detto che non deve andare in ebollizione, perché sennò si straccia. Sì, cambia struttura, si straccia, cambia sapore, invece vogliamo che rimanga con una consistenza cremosa. Perché anche molte volte mi dicono, ma ho fatto magari bollire, il formaggio si è raggrumato tutto, non bisogna mai portare al massimo della temperatura. Se dovessimo essere fiscali sono 70 gradi, adesso noi non c'è bisogno che usiamo un termometro, lo facciamo tranquillamente quando però, vediamo insomma. Che sta per raggiungere l'ebollizione. Quando è caldo vado ad aggiungere la gelatina che mi servirà per aggregare un po' e come addensante. Sì, e soprattutto siccome io lo farò il giorno prima o la mattina per la sera perché ho bisogno che si rapprenda, questa piccola quantità di gelatina mi dà la possibilità di avere un prodotto più stabile, sopra non fa quell'umidità, quel liquido, non si spezza, quindi anche vederla è più bella. Quindi è un barbatrucco sì. questo. Ed è lo stesso barbatrucco che uso per la crème brûlée dolce. Esatto, che quindi vedete. Moltissimi, non c'è scritto nelle ricette, però con la pratica, provare, mi quindi ritrovavo mettere un po' di gelatina nel composto. Quando lo vai a prendere rimane bello stabile e non fa tutta quell'umidità che è brutta a vedere. Che è brutta a vedere. Intanto okay. che questo scalda, vorrei ricordare tra tutte le buone notizie che ci arrivano, una ci arriva da Cerignale, in provincia di Piacenza. Sono 122 abitanti, pensate un po'. Il sindaco, no, non si è preoccupato di dire vabbè ho pochi abitanti. Lui dice sì è vero, io ho pochi abitanti ma ho 1 milione di alberi. Quindi capito, Bellissimo. Tutto può ricominciare dalla natura. Tra l'altro lui ho scoperto che ha una mamma che cucina. Cucina benissimo il risotto e quindi andate a Cerignale se capitate, così vedete degli alberi, mangiate bene ed è anche un modo di conoscere i piccoli centri. Lui ci scrive dicendo, dice è vero, io non ho tanti abitanti ma ho tanti alberi e questo ci piace moltissimo. Cominciano guarda, a sentire l'ebollizione nel nostro sì. passito lo con lo zucchero. Senti il profumo? Quindi qui come sei rimasta così? Come? No, Amelia, di. No, parlavate voi due tra di voi. Mi diceva che cosa meravigliosa questa storia degli alberi, perché vuol dire che i ragazzi tornano in campagna. E sempre di più c'è questo ritorno alla campagna da parte dei ragazzi. Sempre di più, lasciano anche ragazzi laureati che lasciano per coltivare, io l'ho visto anche giù quando sono andata, una cosa meravigliosa. E guardate ragazzi, così. Lì c'è lavoro, quindi andate a cercarlo proprio nell'agricoltura. Voilà. Allora, questo è caldo se sciolto. È caldo se sciolto. Lo mettiamo nello stampo. Caldo 70 gradi, non deve sobbollire. Non giusto. Deve arrivare a una temperatura troppo elevata. Lo mettiamo Vedi, tutto. Mettiamo tutto qua. Ok, guarda, deve essere bello giusta. Pieno. Guarda, misura sì. giusta, vedete, deve Perfetto. Essere tutto bello pieno. Questa volta siamo stati bravi. Ecco. A volte... E allora, questo dove lo mettiamo? Allora, questo qui lo vado a mettere in forno a 140 gradi. Mm. 40-50 minuti. Ha una cottura lenta e quindi non deve andare a una temperatura troppo alta okay. non c'è bisogno di bagnomaria, quindi così com'è
e invece l'altro lo abbiamo già preparato raffreddato. Esatto, quindi allora, andiamo a prenderlo, tu lo metti questo nel forno, io ti prendo quello nel frigo. Grazie. Immagino che sia. Sì, l'ho appoggiato in frigo per farlo raffreddare bene, perché ecco, così lo possiamo completare. Ecco qua. Voilà. Vedi? Ecco. Guarda che passaggio, guarda come è diventato, Si è fatta tutta la crosticina, sì, sì, la crosticina sopra. Allora, questo sarebbe già buono così, ma noi lo vogliamo ancora più godurioso, perché godurioso, ci piacciono. Abbiamo fatto una riduzione di passito di zucchero, giusto? Sì, quello sta andando. Esatto, sta guarda, andando. Guarda, accendiamo anche questa qui, sì, così, anzi okay, dovrebbe essere già accesa. Sì, sì, è già accesa. Io preparo i fichi, perché in questo periodo sono abbiamo gli ultimi i fichi. Quindi usiamoli, perché cerchiamo noi, vedrete, e vi diamo sempre delle ricette di stagione, quindi adesso sono gli ultimi fichi, poi adesso inizierà tutta la storia della zucca e delle castagne, cerchiamo sempre di seguire la stagionalità con voi. Guarda, questa, il discorso della stagionalità, questa ricetta dove negli ingredienti di base del crème brûlée ci sono sempre, no? Perché abbiamo latte, panna, si può renderlo di stagione utilizzando sopra il prodotto diverso, d'estate con delle fragole ripassate con del vino, con del vino passito, o anche con caldo, sì, con delle con del balsamico, certo, oppure dei frutti di bosco, ma anche delle castagne, no, che si abbinano al salato. Quindi a seconda di quello che c'è mettete. Adesso noi abbiamo i fichi, sono gli ultimi, sì, come anche detto, perché i fichi col formaggio ci stanno veramente bene. Questa riduzione sta andando avanti. Allora intanto ne metto un po', così riesco a saltare i fichi, giusto, così si nel consumano nel passito zucchero, che già l'idea è buonissima. E come profumo metto un pochettino di rosmarino, un pochettino di rosmarino. Anche qui si può mettere della, certo, se avevamo Barzetti ci metteva l'alloro, no? Barzetti ci metteva l'alloro di sicuro, noi invece ci mettiamo un po' di rosmarino. Noi diamo quella che secondo noi è l'erba più giusta, poi però ognuno va a gusto. Sì, ecco, perché molte volte chiedono, ma posso cambiare sulle erbe aromatiche, sugli aromi? Potete giocare come volete, con il gusto personale, quindi che sia l'uno o l'altro. Perfetto. Allora, se noi abbiamo una riduzione così e magari non abbiamo tempo, possiamo ovviare aggiungendo un pochettino di maizena, amido forte, di mais. Certo, amido di mais, questo è molto importante, perché noi diamo sempre, è chiaro che l'ideale sarebbe piano piano ridurre, però quando abbiamo fretta, quindi spesso, facciamo così, l'amido di mais, comunque un addensante che ci aiuta ad addensare prima e quindi a ridurre prima il nostro vino passivo. Okay. Quindi più velocemente, vedi, guarda, si vede proprio, adesso si vede, abbiamo guarda, questo tegame. E si vede benissimo. Vado a ripassare insieme ai fichi. Così si caramellizzano prima. Sì. E lega e fa questa salsina. Senti che profumo. Meraviglioso. Vado ad aggiungere un altro po' di pepe anche qui, perché il pepe macinato fresco gli dà quella spinta. Poi sai, i fichi, si dice pure pizza e fichi. Pizza e fichi, è vero. Dovremmo vero farla fare la pizza a Fulvio, fichi a Fulvio, prima che certo finisca il periodo della pizza e fichi. Della pizza e fichi. E adesso ecco voglio, sono curiosa di capire dove tu li metti questi fichi. Allora, questi fichi li vado a mettere sopra la crème brûlée. Hai capito, quindi, senza, vedi? Senza farli con un cuocere, po' di liquidino che sì, cade inevitabilmente. Sì. Quindi anche così. Io li ho lasciati abbastanza al naturale. Poi... Senti, ma si serve a che temperatura questo antipasto? Guarda, a me piace servire questo freddino, cioè anche tenuto fuori dal temperatura frigo, ambiente, ambiente, diciamo, e questi caldi, quindi c'è il contrasto, riesci a mangiarlo. E poi quando li serve ognuno prende la sua cucchiaiata. Sì. Possiamo e la dopo salsa... far vedere una cucchiaiata, certo, di, creme, certo, di questa crème brûlée di stracchino e fichi salati, perché mi intriga molto. Direi che sì, è molto... E poi mi sembra una cosa un pochettino... E non la bruci in questo caso? No, no, in questo caso non la brucio, ho lo stesso la salsa, vedi come si è legata bene. Che sì, che poi la salsa sopra sembra il flambé, no, della caramello, crème brûlée, il caramello, ma è un caramello che questo... Salato. Salato. Ottenuto con il vino. E anche lì il vino, ognuno quello della propria zona, perché certo, abbiamo... passito, insomma, un vino comunque un po' importante, sì, un po' invecchiato. Sì, sì, sì. Ecco qua. Guarda. Se vuoi tagliarla per vedere, guarda, sì, c'è un cucchiaio pulito. No, vorrei farvi vedere, no? Così. Ok. Guarda, in questa maniera come ecco, è bellissima, cioè, questa è proprio una crema, è proprio una crema con i fichi. Guardate che goduria. Zia Cri,
grazie come sempre, ci hai dato dei consigli fantastici, perché io la crème brûlée, dimmi Maria Meglia. Allora, io non conoscevo assolutamente, ma una cosa interessantissima, lo voglio provare perché sono convinta che, insomma, non verrà bene come a lei, ma come no. No, però è carina l'idea che la crème brûlée, che noi abbiamo sempre visto come dolce, invece possa diventa anche salato. Essere salato, è così.